Dunque io vorrei introdurre l'argomento di oggi, che è quello delle codifiche di dati non interi, no? Con un esempio pratico, no? Che ci aiuta a capire il problema che cerchiamo di affrontare o le difficoltà che troveremo. Allora, l'esempio pratico, molto semplice, un esercizio di cui ritroverete una versione un pochino più estesa nei laboratori successivi, ma lo usiamo come pretesto. Immaginiamo di voler scrivere un programmino che determina se tre numeri costituiscono i lati di un triangolo rettangolo. Ossia verificare se sussiste la relazione, quella del teorema di Pitagora, che C uguale la radice di A al quadrato più B al quadrato. Vogliamo fare questo, dovrebbe essere abbastanza semplice, abbiamo tre numeri A, B, C e ci chiediamo se tra questi tre numeri, numeri reali chiaramente, stiamo parlando di lati di triangoli, sussiste questa relazione che abbiamo imparato 10 anni or sono, no? Che è caratteristica di tutti i triangoli rettangoli, no? Teorema di Pitagora. Quindi, non ci crea particolari problemi, direi, dal punto di vista algoritmico, no? Noi dobbiamo semplicemente chiedere all'utente, fatemi mettere il commento così non ci dà problemi di compilazione. Noi abbiamo tre variabili reali, abbiamo imparato che dichiarare una variabile reale significa dichiararla con la parola chiave float, oggi ne impareremo una nuova che si chiama double, per avere più precisione, ma in questo caso non ci serve ancora. E dopodiché chiediamo all'utente di inserire i tre lati. Il primo lato, punto e virgola, scanf. Ricordiamo che qui stiamo leggendo un numero reale, quindi alla scanf dovremo dire %f come specificatore di formato per indicare che si aspetti un numero reale e lo depositi, è commerciale, nella variabile A dichiarata appunto come variabile reale. E la stessa cosa la ripetiamo ovviamente tre volte, perché tre sono i lati. Inserisci il secondo lato e dobbiamo mettere a questo punto la variabile letta dentro la variabile B. Inserisci il terzo lato e lo mettiamo nella variabile C. Finora non abbiamo fatto nulla di particolare. Abbiamo letto tre variabili reali dall'utente. Se vogliamo, stampiamo nel valore per riepilogare, no? Il triangolo specificato ai lati lunghi %f, e %f. Quindi sto stampando questa volta tre numeri reali che corrispondono appunto ad A, B e C. Vediamo se riesco ad avere il giusto compromesso tra la dimensione del carattere e la possibilità di farvi vedere tutto. Chiudiamo questo. Ok? Quindi questa printf, andiamo a capo alla fine della printf, se no salta fuori tutto disordinato. Stampiamo questi tre valori. Quindi abbiamo semplicemente stampato il riepilogo di ciò che abbiamo appena letto. E adesso dobbiamo verificare se questi tre numeri costituiscono un triangolo rettangolo. E quindi un modo di procedere potrebbe essere quello di calcolarci il valore dell'ipotenusa C a partire dagli ipotetici cateti, non sappiamo ancora adesso se
rettangolo no, A e B, e poi confrontarlo con quello effettivamente letto. Quindi ci calcoliamo, diciamo un C1, come la radice quadrata di A al quadrato più B al quadrato. La radice quadrata in C si chiama SQRT, A per A più B per B. Quindi cosa ho fatto? A partire dai cateti A e B mi ricalcolo separatamente il valore che dovrebbe avere l'ipotenusa e poi lo confronterò col valore che l'utente ha inserito nella variabile C. Quindi chiudiamolo perché il passaggio non è banale, non è, diciamo, concettualmente scontato. Ricalcolo il valore che dovrebbe avere l'ipotenusa nel caso in cui B, o diciamo così, a fronte dei cateti A e B. In C' l'ho chiamato C1. Chiaramente C1 è una variabile che mi sono accorto adesso che mi serve, allora devo tornare su a definirla. È praticamente impossibile riuscire ad azzeccare appena inizio il main tutte le variabili che mi serviranno. Man mano vado avanti, le scopro e torno su a dichiararle. E quindi a questo punto il programma deve fare un lavoro molto semplice, confrontare, no? La settimana scorsa abbiamo parlato proprio di scelte, di confronti, confrontiamo se C è uguale a C1, mi raccomando, qui stiamo facendo un confronto, quindi l'uguale, il confronto viene attraverso l'operatore uguale uguale, non un singolo segno di uguale, ma due segni di uguale, vuol dire confronta C con C1, se C e C1 sono uguali, allora io posso stampare il triangolo è rettangolo. E in caso contrario stamperò che il triangolo non è rettangolo. Ok? Poi in realtà qui l'ho fatto per fare i passaggi intermedi, in realtà al posto di C1 qua avrei direttamente potuto mettere questa espressione. If C uguale uguale SQRT di A per A più B per B. Ma le prime volte cerchiamo di fare tutti i passaggi, così è anche più esplicito il ragionamento. E poi abbiamo finito. Adesso abbiamo finito per modo di dire, nel senso che io rispetto, ecco, non ve l'ho fatto vedere all'inizio, avevo già preparato questo progetto vuoto, inserendo mat.h tra le dichiarazioni incluse, perché la funzione per calcolare la radice quadrata richiede ce l'abbiamo qua, sì. SQRT, dove è andato? Ok, andiamo avanti, scusate, non so per legge da trovarla, SQRT, eccola qua. La funzione SQRT ritorna alla radice quadrata di un certo numero. Nome, è il nome condensato da square root, no? Radice quadrata, se ed è dichiarata nella libreria mat.h, per questo è il motivo per cui occorre includere mat.h per poter utilizzare questa funzione. Più in generale, se volessimo calcolare altri tipi di radice o altri tipi di potenze, c'è la funzione più generale che è la PAU, che è l'elevamento potenza, POW, che calcola un certo numero base elevato a un certo esponente. Quindi si sarebbe anche potuto scrivere, anziché SQRT, power di la parentesi al quadrato più b al quadrato virgola 0,5, no? Elevato a un mezzo, ma chiaramente più efficiente e anche chiaro usare la funzione radice quadrata dove c'è. Ma se dovete fare radici di altro genere oppure altri esponenziali,
potete usare all'interno della libreria matematica questa funzione power. Ecco, di tutta la libreria matematica, in realtà non è una libreria molto ampia, quella del C. Questo è l'insieme di tutte le funzioni matematiche che abbiamo a disposizione e ci sono quelle a cui siamo abituati. Quindi tutte le trigonometriche, ci sono tutte le funzioni esponenziali e logaritmiche, quindi trigonometriche ci sono arcoseno, arseno, artangente, coseno, coseno iperbolico e l'altro sotto, seno, tangente, seno iperbolico. Ci sono le funzioni, dicevo, esponenziale, c'è cioè elevamento a potenza, c'è l'esponenziale base E, base naturale, e elevato a x, la funzione si chiama exp, se volete fare e elevato a 3 fate exp di 3, tra parentesi. Ci sono i logaritmi, due tipi di logaritmi, la funzione log che calcola il logaritmo in base E e la funzione log 10 che calcola il logaritmo in base 10. Poi ovviamente sapete che si può passare a logaritmi di qualunque base. E queste sono essenzialmente le funzioni che usiamo normalmente, no? Nell'algebra. Mentre abbiamo questo elenco di funzioni matematiche aperto, notiamo le due o tre che sono invece un po' atipiche. Vabbè, una è il valore assoluto. Per calcolare il valore assoluto di un numero ci sono due funzioni, una si chiama ABS, l'altra si chiama FABS. La differenza è che la funzione ABS è una funzione intera, quindi prende un numero intero, ne calcola il valore assoluto e restituisce il numero intero. Mentre la funzione FABS prende numeri reali. Quindi se dobbiamo calcolare, a seconda di, ovviamente di che cosa dobbiamo calcolare, useremo l'uno oppure l'altro. Così come ci sono altre funzioni un po' strane, tipo questa SIL o FLOR. FLOR vuol dire pavimento. In realtà significa, rappresenta l'arrotondamento di un valore all'intero inferiore, qui il troncamento di un numero. Se avete, come c'è scritto lì nell'esempio, 6,04, il floor, l'arrotondamento, il troncamento, l'arrotondamento all'intero inferiore è 6,0. Mentre invece il ceiling, soffitto, di un numero è invece l'arrotondamento all'intero superiore. Quindi può far comodo, e citiamo qui visto che le stiamo guardando, possono far comodo in problemi. Quindi se una funzione di arrotondamento quando è un numero reale vuoi avere il numero intero, cioè la funzione floor che ti dà l'intero inferiore, la funzione ceiling che ti dà l'intero superiore. Attenzione che quando i numeri sono numeri positivi funzionano in modo normale, quando i numeri sono numeri negativi funzionano secondo la definizione che invece non è troppo intuitiva, nel senso che se volete meno 3,5, okay, il floor di meno 3,5 è meno 4, il ceiling è meno 3, ovviamente secondo la definizione. Quindi il floor sarebbe errato dire che il floor è il troncamento del numero. Troncamento significa buttare via la parte decimale. No, se il numero è positivo, l'intero inferiore e il troncamento coincidono. Se il numero è negativo, invece il troncamento coincide con l'intero superiore. Ma voi queste cose, i colleghi di analisi, vi fanno soffrire già abbastanza. Io per elevare un numero quadrato poi ho usato, moltiplicato il numero per se stesso, a per a, anziché usare la funzione power. È indifferente, era più comodo. Devo dire che schiacciavo meno tasti a scrivere a per a che non a scrivere power di a, pow, POW a,2. È anche impercettibilmente più veloce fare una moltiplicazione che non fare un elevamento a potenza, che di fatto calcola un esponenziale, no? La funzione power calcola le potenze usando la formula dell'esponenziale. A elevato b uguale elevato a per b. Ok. A parte il commento, il lungo commento su questa linea 32, direi che il programma è pronto per essere testato.
non ci dà errori, per fortuna, è talmente semplice. E verifichiamo che, ad esempio, se inserisco il famoso triangolo rettangolo che tutti abbiamo a memoria, anzi l'unico che abbiamo a memoria, 3, 4, 5, quindi un bel triangolo di 3 metri per 4 metri e con lato obliquo di 5 metri, mi dice il triangolo specificato, ha i dati lunghi 3, 4 e 5, il triangolo è rettangolo. E fin qui non ci stupiamo. Fortunatamente. Un po' più difficile sarebbe usare questo programma per verificare il triangolo rettangolo unitario, cioè quello che ha i dati 1, 1 e radice di 2. E come lo scrivo radice di 2? Dovrei dire, beh, allora 1. 1, inserisci il terzo lato e io so quanto vale, no? Mi hanno insegnato che fa radice di 2, ma non posso scrivere radice di 2. E qui sto leggendo, ricordate cosa ho chiesto alla scanf, leggimi un numero reale. La scanf non è capace a leggere un'espressione matematica e poi calcolarla, lei vuole un numero fatto di cifre numeriche. Vabbè, arrangiamoci, prendiamo la calcolatrice e cal facciamoci calcolare la radice di 2, dov'è la radice? Questa qua. E viene fuori sta sfilza di decimali. E questo è, in realtà non è la lunghezza del lato, non è il valore della radice di 2, è un'approssimazione con tanti decimali, per carità, del valore vero. Essendo quello un numero irrazionale, c'è poco da farci. Allora cosa possiamo fare? Vabbè. Visto che di ricopiare questi numeri non ho nessuna voglia, potrei provare a fare un copia e incolla. Che poi, mannaggia, non funziona perché qui ci vuole il punto. In C i numeri frazionari si indicano sempre assolutamente con il punto decimale, no? Secondo la convenzione anglosassone. Adesso invece la calcolatrice me l'ha mostrato con la virgola, perché chiaramente usa le impostazioni italiane. Fate attenzione quando fate questi giochetti. E questo è il meglio che posso fare. E questa volta mi è andata bene. Mi ha detto che il triangolo è rettangolo. Vedete, triangolo specificato, i lati lunghi 1, 1, 1,414, 214. Non mi ha stampato tutti i decimali che gli ho inserito, mi ha stampato un certo numero. Mi ha stampato un certo numero di decimali congruenti con la precisione di rappresentazione dei numeri reali che sta usando lui. E alla fine però è riuscito comunque a fare la verifica e dirmi che il triangolo è rettangolo. Però l'importante è che io dia il numero sufficiente di decimali, 1414, abbiamo detto 214, questo è il numero che ci ha appena stampato lui prima. Se io provassi a inserire questo numero, guardate le ultime due righe che ha stampato il programma, il triangolo specificato ha i lati lunghi, 1, 1 e 1,414, 214. Quella riga è identica a quella che abbiamo visto un secondo fa. La riga successiva invece è diversa, il triangolo non è rettangolo. Cioè, perché? Perché probabilmente lui nel fare i calcoli usa un numero di cifre maggiori nascoste che non mi fa vedere quando stampo i numeri. Allora mi ha stampato 1,414214 in entrambi i casi, ma nel primo caso il numero che aveva all'interno della variabile era più preciso che non quello che ho inserito, ma lo possiamo anche intuire forse perché abbiamo inserito un numero con molte cifre decimali in più, quindi lui in qualche modo magari ne avrà tenuto conto. Semplicemente oggi ragioneremo su questo, in qualche modo ne avrà tenuto conto, cosa vuol dire, no? Vogliamo poi capire cosa succede. E quindi non è rettangolo per poco, per un pelo, perché non ci sono abbastanza, c'è un piccolo errore di rappresentazione, di approssimazione dei dati. Quanto vale questo errore? Come fare a tenerlo sotto controllo? Perché si verifica? Ma c'è anche un altro caso, io l'ho detto, c'è il grosso triangolone di 3 metri per 4 metri con lato 5.
Ma se invece il triangolo pitagorico fosse di 3 centimetri per 4 centimetri col lato di 5 centimetri? Vuol dire che, supponiamo, no, di ragionare così, in metri, e quindi un lato è 0,03, l'altro lato è 0,04, l'altro lato è 0,05. Oh, qui non sto facendo approssimazioni, non ci sono radici di 2 o cose antipatiche in mezzo, eh? Sono numeri precisi, esatti. Il triangolo specificato ha i lati 0,3, 0,0, 0,4, vedete che ci sono tutti i zeri dopo, non ci sono. Però alla fine mi dice, con un certo stupore, che il triangolo non è rettangolo. Allora, o ci hanno mentito da Pitagora in avanti, o siamo ancora addormentati perché è lunedì mattina, oppure c'è qualcosa che non quadra. Com'è possibile che non sia rettangolo? Il 3, 4, 5 è rettangolo, il 3 centesimi, 4 centesimi, 5 centesimi, che è un triangolo esattamente simile a quello di prima, solo più piccolo, non è rettangolo. Allora, la colpa di tutto questo, di queste, chiamiamole anomalie, stranezze, sta ancora una volta nel fatto che il calcolatore è obbligato a fare i calcoli con una rappresentazione finita, in termini di numero di bit che ha a disposizione. Quindi in questo caso stiamo parlando di numeri reali. Noi non abbiamo ancora visto, lo vediamo adesso come fa il calcolatore a rappresentare i numeri reali e quindi capiremo poi quali sono i limiti suoi, no, di calcolo. Allora, i numeri reali, e quindi cercheremo di capire perché, in realtà noi vogliamo, dal punto di vista pratico, della programmazione, vogliamo rispondere a due domande. Perché si verifica questo? Che a fronte di numeri esatti, precisi, mi dà un'informazione sbagliata, e due, che è la cosa che ci interessa di più, come fare in casi come questo a non incappare in questo problema. Per farlo dobbiamo capire come vengono rappresentati i numeri reali. Allora, i numeri reali, no, mi va qui, scusate, ho ritagliato le slide, un sottoinsieme che serviva oggi, ma probabilmente ne ho buttata via una di troppo. Ne creo una nuova al volo. Allora, un numero reale nel calcolatore viene codificato facendo uso della notazione scientifica. Ok? Se noi immaginiamo un qualunque numero x, questo numero noi sappiamo che si può sempre scrivere, pensiamo a un numero reale qualsiasi, no? In base a 10. Non so, 4,02 per 10 alla 23, no? Non sono sicuro che sia di aver azzeccato il numero di Avogadro perché non mi ricordo se è 4,02 o qualcosa di simile. Ci sono 6,02, grazie. Eccolo qua. Questo è un modo che utilizziamo, per carità, un'approssimazione molto grossolana, per rappresentare numeri reali normalmente nell'algebra. Cosa facciamo? Decidiamo di non utilizzare una notazione di questo genere, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no? Questi due numeri sono la stessa cosa. Qual è il problema del secondo caso? Qual è il problema del secondo caso, a parte della difficoltà di leggerlo, no? Di non perdere il segno? Il problema è che nel secondo caso, per rappresentare lo stesso numero, occupa uno spazio molto maggiore. Allora, se voi avete, immaginate la calcolatrice, che ha un certo spazio sul display. Il primo numero lo scrivete, il secondo no, non vi sta. Allora,
Facciamo un ragionamento all'inverso. Se io voglio dare a una macchina la possibilità di calcolare, di fare elaborazione con dei numeri che sono molto grandi, oppure molto piccoli, perché se prendessi un numero che è 10 alla meno 23 avrei lo stesso problema, gli zeri li avrei davanti alla virgola. Numeri molto grandi e molto piccoli, non posso pensare, no, di lavorare come lavoravamo sui numeri interi, avendo semplicemente un numero maggiore di bit per rappresentare numeri più grandi. Se volessi rappresentare 10 alla 50, avrei bisogno di molti più zeri. Allora, la notazione scientifica è qualcosa che ci permette di rappresentare in un formato molto compatto delle quantità che sono anche molto grandi o molto piccole. Formato molto compatto per noi vorrà dire con un numero limitato di bit. Non posso pensare che per ogni singola variabile reale occupi 100 byte. No? Quindi si usa una rappresentazione in cui qualunque numero viene espresso sotto forma di una certa mantissa. Che c'è? Che moltiplica una base elevato a un esponente. Ah, questa è la rappresentazione che usiamo. 6,02 moltiplicato 10 elevato a 23. Con questa notazione io posso rappresentare, giocando sull'esponente, dei numeri molto grandi e molto piccoli. Senza sprecare spazio prezioso, cioè bit preziosi, per codificare delle vagonate di zeri. Se ho 50 zeri dopo, o ne ho 23 dopo, io scriverò 23 nell'esponente. Ma i bit che mi servono per rappresentare la mantissa, cioè il valore numerico almeno del fattore di scala, mi servono per rappresentare le cifre significative, il 6, il 2, lo 0 in mezzo. Ok? Quindi mi conviene di più, in termini di spazio di rappresentazione, ma anche poi di comodità di calcolo, non rappresentare un numero reale usando moltissimi bit, moltissimo spazio, che per moltissimo che sia pone comunque un problema al numero, al numero massimo che posso rappresentare. Ma mi conviene rappresentare un numero reale sempre come coppia di due numeri, una mantissa e un esponente. Una parte significativa che ne dà il valore e una parte, l'esponente, invece che ne dà il fattore di scala. È 6,02, ma di cosa stiamo parlando? Di unità, di centinaia, di migliaia, di miliardi di miliardi, di milionesimi, dà il fattore di scala del valore numerico che sta a sinistra. Allora, la stessa cosa succede nel calcolatore, in cui si è scelto negli anni, si è standardizzato, no, che i calcolatori possono rappresentare i numeri reali secondo due formati. Siamo noi programmatori poi a scegliere. Il formato cosiddetto in singola precisione e il formato in doppia precisione. Il formato in singola precisione è quello che in C corrisponde alle variabili float, il formato in doppia precisione è quello che in C corrisponde alle variabili double. Quindi quando dichiariamo una variabile float stiamo dichiarando una variabile che codificherà i propri numeri reali, oh, pardon, secondo questa codifica che, adesso entriamo nel dettaglio, vale 23 più 8 più 1, 32 bit. Un valore float occupa lo stesso spazio di un valore int, una variabile intera. Usa sempre 32 bit come una variabile int, ma internamente usa quei bit in un modo completamente diverso. Una variabile in doppia precisione, invece, usa 64 bit, 52 più 11 più 1. Ovviamente,
se la formula continua a essere mantissa per base elevato a esponente, nel caso della codifica del calcolatore, la base non sarà la base 10, ma sarà la base 2. Allora, qualunque numero reale, quindi una variabile float e una variabile double, viene spezzato in queste sue tre componenti, il segno, l'esponente e la mantissa. Quindi quando noi abbiamo scritto 3 oppure 0,3, anzi 0,03, oppure 1, e l'abbiamo messo in una variabile float, come abbiamo fatto quando abbiamo letto il numero all'interno del nostro programmino, la funzione scanf di fatto ha preso quel numero e l'ha convertito, ne ha estratto, no, la rappresentazione esponenziale, la rappresentazione scientifica. Quali sono i limiti di questa rappresentazione? Quali numeri posso rappresentare? Allora, normalmente, così come si fa anche nell'algebra normale, si tende a normalizzare il valore della mantissa. Torno al mio esempio. La vostra calcolatrice non vi darà mai un numero di questo genere. Dunque, ho spostato di 2, quindi 21. Fatemi usare il coda anziché l'esponente, così faccio prima. 6,02 per 10 alla 23 e 602 per 10 alla 21 sono lo stesso numero. Sì. Ma la notazione scientifica prevede sempre la prima forma, mai le altre. No? La forma si dice normalizzata, in cui la mantissa è sempre con una cifra prima della virgola, esattamente una. Così come non scrivete, che sarebbe di nuovo sempre lo stesso numero, 0,0602 per 10 alla 25. È sempre la stessa cosa. No? Spostiamo la virgola nella mantissa, ovviamente scalando l'esponente avanti o indietro, fin tanto che la virgola non si va a posizionare dopo la prima cifra significativa. Ma questo è per comodità nostra di lettura, di scrittura, di confronto dei numeri. Così sappiamo che i numeri che hanno veramente lo stesso ordine di grandezza assumeranno lo stesso esponente, perché li abbiamo riscalati. Quindi quando facciamo le operazioni, noi non ce ne accorgiamo, poi a mano difficilmente facciamo le operazioni di notazione scientifica, ma la calcolatrice lo fa. Non vi darà mai il risultato della seconda o della terza riga, ma sempre della prima. Ecco, la stessa cosa avviene ovviamente in binario. Allora, questo vuol dire che in decimale, se usiamo la convenzione normalizzata, la mantissa, sappiamo in quale intervallo numerico può variare, tra 0 e 10. Al massimo lì ci sarà scritto 9,99, perché se fosse scritto 10, tac, sposterei la virgola in una posizione e incrementerei l'esponente di 1. Quindi è sempre inferiore a 10. E in caso binario la mantissa ovviamente sarà sempre inferiore a 2, perché la potenza, la virgola, scatterebbe la potenza di 2 successiva, non la potenza di 10 successiva. Ok? Quindi la mantissa non contribuisce al peso del numero, al valore del numero. Quella mantissa lì, se la teniamo normalizzata, è sempre compresa tra 1 e 2. In realtà io un attimo fa ho detto, mi sono reso conto, ho detto una cosa imprecisa, ho detto che la mantissa in decimale va da 0 a 10. No, in realtà va da 1 a 10. Non la teniamo mai minore di 1, perché se fosse minore di 1 scaleremo di una posizione la virgola. Se fosse 0,7 la mantissa diremo no, spostiamo di una posizione, fa 7, qualche cosa con un esponente decrementato. Quindi non è mai minore di 1, non è mai maggiore o uguale a 10 in decimale. In binario la mantissa va sempre da 1 come valore minimo a 2 come valore massimo mai raggiunto, perché se arrivasse a 2 scatterebbe di una cifra. Quindi il valore della mantissa lo conosciamo, non mi contribuisce all'intervallo di variazione, a miliardi, milioni, eccetera. Ciò che conta è l'esponente, per indicare quanto grandi posso rappresentare i numeri.
Quindi avere più bit per la mantissa non mi serve per rappresentare numeri più grossi, mi serve per rappresentare numeri più precisi. Ok? Se io avessi più bit per la mantissa, anziché 23, ne avessi ipoteticamente 30, potrei rappresentare dei numeri che sono più precisi, ma non dei numeri che sono più grandi. Non potrei toccare il valore dell'esponente. La mantissa è vincolata ad essere tra 1 e 2. Maggiore è il numero di bit della mantissa, maggiore sarà la precisione, cioè il numero di cifre decimali, binarie in quel caso, che posso rappresentare in base a 2 anziché in base a 10, ma non cambia nulla, che posso rappresentare. L'esponente invece mi dà le capacità di variazione, appunto, dell'esponente. E quindi avere più bit per l'esponente mi permette di avere dei numeri che come ordine di grandezza possono essere molto più alti oppure molto più bassi. No? Qui abbiamo fatto l'esempio di numeri grandi perché sono quelli forse intuitivamente per noi più facili da capire, ma potremmo anche avere numeri molto piccoli, che sono invento uno, per 10 alla meno 28. Anche questo è un numero che se io non avessi la notazione scientifica sarebbe 0,00000, poi c'è un 3 da qualche parte, là in fondo. Di nuovo, occupa molto spazio e la maggior parte dello spazio non contiene informazione, perché contiene solo batterie di zeri che non danno valore, ma servono solamente per capire qual è, diciamo così, l'ordine di grandezza del numero. Allora, l'esponente per sua natura è un numero relativo, quindi può essere positivo o negativo. I numeri reali ci servono per rappresentare quantità che sono significativamente grandi o significativamente piccole rispetto all'unità, rispetto ai numeri interi. L'esponente è un numero relativo. Quindi questo esponente, questi 8 bit, sono codificati secondo una codifica dei numeri interi relativi. Adesso per motivi storici non sono in complemento 2, ma in un altro modo. Ma non entriamo nel dettaglio qua. Possiamo anche pensarlo in complemento 2, non ci cambia il ragionamento che, ai fini di ciò che facciamo oggi. Quindi vuol dire che lì ho 128, scusate, 256 combinazioni diverse di valori, delle quali metà saranno usate, che sono gli 8 bit, 256 combinazioni, dei quali metà saranno usate per rappresentare esponenti positivi e metà saranno usate per rappresentare esponenti negativi. Allora, chiediamoci, qual è il numero più grande che possiamo rappresentare in una variabile di tipo float? Sarà dell'ordine di la mantissa, il massimo che può dare, arrivare quasi a 2, e l'esponente, il massimo che può arrivare, è arrivare come esponente a 120. 27, 128, adesso poi bisogna vedere il dettaglio di come è codificato. E quindi il numero più grande che possiamo scrivere è un numero in cui perso il segno, ecco qua. Il numero max float sarà qualcosa circa mantissa è 2 per base elevato a 128, diciamo 2 elevato a 128, perché 128 è il massimo numero positivo che posso rappresentare su 8 bit, in realtà su 7 bit, però poi gli altri 128 mi servono per i numeri negativi. Quanto vale circa 2 alla 128? Di nuovo mi faccio aiutare dalla calcolatrice, 2 elevato a 128 fa qualcosa come 3 per 10 alla 38. Adesso sul 3 non siamo sicuri perché abbiamo fatto i calcoli molto a spanne, no? Quindi metto di nuovo circa 10 alla 38. Quindi il numero reale più grande che posso codificare dentro una variabile float vale circa 10 alla 38. E il numero minimo? Quanto varrà?
Attenzione a non cadere nel trabocchetto. Qual è invece il numero minimo che posso codificare in una variabile float? Due alla? Ah. Qualcuno sta dicendo 2 alla meno qualcosa. Ma non è il minimo questo. Basta che io prenda meno 3, che è minore di quello. Quel numero lì, 2 alla meno 128, è 0, tanti zeri e un po' di porcheria in fondo. No, il numero minimo sarà lo stesso del numero massimo, ma col segno meno davanti, sulla retta dei numeri reali. Il numero minimo è meno 10 alla 38, circa. Circa, quindi non è 2 alla meno 128, ma sarà meno 2 alla 128. Quindi circa meno 10 alla 38. Qual è però invece il numero a cui stavate pensando? È il più piccolo numero positivo, o detto in termini meno matematici, il numero più vicino allo zero. Il più vicino possibile numero allo zero. Allora a questo punto il minimo float positivo, escluso lo zero stesso che vale zero, sarà, come faccio ad avere un numero che sia positivo ma sia il più piccolo possibile? Andiamo a vedere la codifica, devo ottenere la mantissa più bassa possibile, ma per esigenze di normalizzazione la mantissa non può scendere sotto 1. E l'esponente più basso possibile, più negativo possibile. E su 8 bit gli esponenti vanno da meno 128 più 128, o meno 127 più 128, come dicevo, questi sono poi i dettagli che non ci interessano oggi, ragioniamo per ordine di grandezza solamente. E quindi più 2 alla meno 128 per 1, mantissa vale 1. E quindi otteniamo circa 2 alla meno 128, che è uguale a circa 10 alla meno 38. Circa. Quindi questi numeri reali come sono messi? Sono strani, perché noi abbiamo, questa è la retta dei numeri, un pezzo della retta dei numeri, abbiamo lo 0 che sta lì in mezzo, poi abbiamo una serie di intervalli, un intervallo, scusate, di valori positivi, all'interno dei quali posso rappresentare i miei numeri reali, stiamo pensando a una variabile singola precisione, quindi una variabile float. Che va, abbiamo capito, da 10 alla meno 38, valori più piccoli di questi non li posso rappresentare perché avrei bisogno di più bit per esponente e non li ho, e fino a circa 10 alla più 38, e valori più grandi di questo non li posso rappresentare perché avrei bisogno di più bit per l'esponente. E poi ho un'altra serie di numeri speculari nel campo negativo che hanno il segno meno davanti. Allora, le variabili di tipo float possono rappresentare numeri che stanno in questi due intervalli disgiunti tra di loro. Oh, disgiunti, attenzione che il disegno non è in scala, qua. Questo trattino nero, di qua e di là, nel lato positivo e nel lato negativo, è un trattino che è ampio 10 alla meno 38. Che, voi dite, è piccolo. E dipende da cosa state misurando. Se state misurando i neutrini, quello è un numero esagerato, è enormemente grande rispetto all'unità che dovete misurare. Dipende chiaramente dal valore dei numeri. Ma sicuramente lì c'è un intervallo in cui non posso rappresentare dei valori, non ci sono valori. Così come ci sono intervalli, quelli dei numeri più grandi di 10 alla 38, in cui non ci sono valori.
Ma questo concetto ce l'avevamo già, quando avevamo visto che una variabile intera, se ho 8 bit, il massimo numero positivo che posso rappresentare è 255, il 300 non c'è. Nel caso dei numeri reali capita due volte questo problema, uno sui numeri in valore assoluto troppo grandi, quindi esterni al massimo intervallo rappresentabile, e anche su valori estremamente vicini allo zero. Allora, a livello di terminologia si chiama overflow, l'abbiamo già conosciuto, lo sforare verso l'alto, e l'alto significa sia verso il positivo che verso il negativo, cioè verso grandi ordini di grandezza, l'intervallo di rappresentazione, ma esiste anche il problema dell'underflow, cioè sforare verso il basso. Se io ho un numero che vale 10 alla meno 35 e lo elevo alla quinta potenza, e farebbe... però non ci sta un numero, sarebbe qui dentro il valore vero, ma non ci sta. Quindi qui sono questi due problemi. Ma è intrinseco nel fatto che il numero di bit che ho a disposizione è finito e quindi non potrò rappresentare tutti i numeri dell'universo. Ma poi c'è un secondo, che questo problema è reale, esiste, non è il problema che causava le stranezze nel nostro triangolo, nel nostro teorema di Pitagora, eh? Non c'entra niente, perché i numeri con cui lavoravamo erano ben distanti da questi intervalli 10 alla meno 38, 10 alla più 38. Chiediamoci però un'altra cosa. Io qui ho disegnato da 10 alla meno 38 a 10 alla più 38 una linea solida blu, dicendo qui dentro cadono i numeri che voglio rappresentare. Però quella lì comunque lo immaginiamo come un segmento della retta dei numeri che contiene infiniti valori. Noi non abbiamo infiniti valori possibili, abbiamo solamente alcuni valori. Provate a immaginarvi un po' dove sono messi i valori. Avremo, qui in mezzo ci sarà 1, più o meno, e 1 è un numero che è codificato come 1 di mantissa e 0 di esponente, 1 per 2 alla 0. E poi ho tutti i numeri che sono leggermente superiori a 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, sono tutti numeri che hanno, scusate, che hanno esponente 0 e mantissa che via via cresce. Allora, qual è la precisione con cui posso rappresentare questi numeri? 1,1, 1,111, 1,1111. Quante cifre decimali posso avere? E quindi quanto fittamente è rappresentato l'intervallo di valori da 1 a 2? Quanti campioni ho nell'intervallo di valori da 1 a 2? L'intervallo di valore da 1 a 2 è ovviamente, lo ricordiamo, quello che ha con esponente, l'esponente fisso, esponente uguale a 0, quello più facile. Quanti valori diversi ho in quell'intervallo? In quanti sottointervallini lo divido? In quanti me ne permette la mantissa? Se ho 23 bit per la mantissa, potrò dividere quell'intervallino tra 0 e 1 in, senza andare anche qua nel dettaglio, non farò mai una codifica esplicita di un numero in floating point, qui stiamo cercando di ragionare sul meccanismo. Dividerò l'intervallo da 0 a 1 in 2 alla 23 sottointervalli, perché 2 alla 23 è il numero di combinazioni diverse che possono assumere quei 23 bit. Quindi l'intervallino tra 0 e 1 è diviso in 2 alla 23 sottointervalli piccoli. 2 alla 23 sono, non ci serve la calcolatrice, sono 8 milioni, eh? 2 alla 20 fa circa 1 milione, circa 10 alla 6, 2 alla 3 sono 8, sono circa 8 milioni di intervalli. Quindi questi valori qui, nell'intervallo da 1 a 2, sono distanziati da quanto? Quanto sono ampi questi intervalli? Beh, un 8 milionesimo, circa, eh. Poi con la calcolatrice abbiamo anche il numero giusto, ma circa un 8 milionesimo. Quindi vuol dire che 1 su 8 milioni non è, anzi è più grosso di 1 su 10 milioni. Se fosse 1 su 10 milioni, quante cifre decimali staremmo parlando? 0,000001. 7 cifre decimali. Più
più di 7 cifre decimali non le possiamo rappresentare, perché i numeri che differiscono oltre la settima cifra decimale, l'uno dall'altro, sono tra di loro più vicini di un decimilionesimo di unità. In realtà noi riusciamo ad arrivare a malapena a un 8 milionesimo di unità. Quindi i numeri che differiscono tra di loro per meno di un 8 milionesimo hanno la stessa rappresentazione, sono collassati in un unico numero. No, è come se io avessi qua un piolo in cui puoi mettere i numeri, qua ce n'è un altro, mi arriva un numero che in realtà starebbe in mezzo, ma il posto in mezzo non ce l'ho, o lo metto di qua o lo metto di là, o l'approssimo da una parte o l'approssimo dall'altra. Cercherò ovviamente di approssimarlo nel più vicino. Ma tutti i numeri che cadrebbero qua in mezzo vengono tutti fatti convergere o sull'una o sull'altra codifica, perché codifiche intermedie non ne ho. Per averne di più dovrei avere più bit per la mantissa, ma non li ho. Quindi il numero di bit della mantissa mi determina che cosa? Mi determina la precisione, il numero di cifre decimali significative che posso rappresentare. In una variabile floating point abbiamo fatto così i conti a mente, il numero di cifre significative sono 6-7, meno di 7 perché 7 servirebbe un 10 milionesimo, noi abbiamo solamente un 8 milionesimo, quindi da 6 a 7, beh, sono 23 bit, 23 cifre binarie, circa 6-7 decimali. E qui nasce il problema, che quando io faccio i calcoli, qualunque calcolo tra numeri reali, il risultato non è mai esatto, ma viene sempre approssimato al più vicino valore effettivamente rappresentabile. Allora, se sono dentro, se sono fuori da questo intervallo di rappresentazione, mi dà errore. Ma se sono dentro quell'intervallo di rappresentazione, dentro ho comunque una approssimazione, un errore di approssimazione. Non è così grave come l'overflow che proprio il numero non lo posso rappresentare. Anche qua non lo posso rappresentare, ma ne posso pescare uno che è molto vicino. E noi questo ragionamento l'abbiamo fatto sull'esponente 0. Cosa capita se ponessimo esponente 100? 100 ci sta perché mi ha detto che va fino a 128 questo esponente. Esponente 100 vuol dire che il numero viene moltiplicato per 2 alla 100. 2 alla 100 fa 10 alla 10. No? No. 2 alla 100, non lo so, perché non ho preso una cosa che non è moltiplo di 3, deve essere 2, scusate, elevato a 100, siamo, vaffanbagno, ecco, vedete perché ci piace la notazione scientifica, perché quando sono fuori queste cose qua, non sappiamo quanti zeri ci sono, sono 3, 6, no, mi perdo il segno, non chiedetemi di farlo. Sono 30 cifre, 30 cifre decimali. Facendo il logaritmo in base a 10, quello che ottengo è... Quindi qualcosa tipo 2 alla 30, 10 alla 30, scusate. Allora, anche qua, per approssimazione, diciamo che 10 alla 30 fosse esatto. Non lo è, ma... Questo intervallo tra 10 alla 30 e 2 volte 10 alla 30... verrà a sua volta diviso in sottointervallini, e quanti sottointervallini abbiamo? Ne avremo di nuovo 8 milioni. Ma questa volta quanto sono ampi questi intervallini? Non sono più un 8 milionesimo di unità, ma sono un 8 milionesimo di 2 alla 100. Quindi ogni singolo intervallino, finora ce lo siamo immaginato minuscolo, perché giocavamo sull'unità, adesso quando stiamo giocando sul 10 alla 30, l'intervallino è di circa 10 alla 30 per 10 alla meno 7, circa 10 alla 23. Ogni intervallino da uno all'altro deve passare miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di numeri. Più vado avanti, no? Con gli esponenti, più ogni ordine di grandezza è diviso sempre nello stesso numero di sottointervallini, ma questi intervallini sono ogni volta il doppio.
Ma succede anche in base a 10 questo, forse non ci abbiamo mai pensato, ma quando da 6,02 a 6,03 ho modificato un centesimo, ma un centesimo di cosa? Un centesimo di 10 alla 23, è un numero spropositato. Ho modificato, quindi la precisione, questi numeri in questa retta dei numeri non sono tutti equispaziati, ma sono molto più addensati, molto più vicini quando l'esponente è piccolo e molto più spaziati, molto più distanti quando l'esponente è grande. Questo ha senso. Noi abbiamo un numero di cifre dopo la virgola della mantissa che è pressoché costante, 6-7 cifre valide, significative. Ma il significato numerico, il peso di queste cifre dopo la virgola dipende dall'esponente, è moltiplicato anche lui per l'esponente. Quindi noi non possiamo dire che i numeri reali, no, sono rappresentati con una precisione di un 8 milionesimo. Non è vero. Questo solo se il numero è intorno all'unità. Ma se il numero è intorno ai 10 milioni, allora sarà rappresentato con un errore di un 8 milionesimo del suo valore. Cioè ciò che si conserva è il cosiddetto errore relativo. Cioè di quanto sbaglio in percentuale? Di quanto sbaglio relativamente al valore del numero nell'approssimarlo? Quindi, per questo, sulla rappresentazione dei numeri, ma voi in fisica queste cose le state facendo, se non sbaglio, no? Quando rappresento un valore, di fatto è come fosse una misura qua, ho una quantità reale e la mappo su ciò che mi dà lo strumento. Allora, posso considerare un errore assoluto che è la differenza vera, tra il valore che dovevo rappresentare e quello che sono riuscito a rappresentare, stante le limitazioni del meccanismo di rappresentazione. Mentre invece esiste, dov'è? Un errore, dove è andato? Cancellato di nuovo di troppo. Esiste invece un errore relativo che invece è l'errore assoluto rapportato al valore del numero. Quindi, se l'errore che sto compiendo dice io hai sbagliato di un metro, questo è un errore assoluto. Nelle applicazioni pratiche interessa abbastanza poco conoscere l'errore assoluto senza sapere qual è la dimensione che sto misurando. Se sto misurando questo tavolo, l'errore di un metro è esagerato, è troppo. Se sto misurando la distanza Torino-Roma, l'errore di un metro è assolutamente trascurabile. Cos'è che è cambiato nel frattempo? È cambiato l'entità del numero che sto presentando. Quindi quello che mi interessa, come dicevo, è il valore, soprattutto è l'errore relativo che compio, che era quella ampiezza degli intervallini, no, di cui parlavamo, che dipende dal numero di cifre della mantissa. Più è alto il numero di cifre della mantissa, più fitti saranno gli intervallini, che poi ovviamente questi intervallini diventeranno grandi man mano che l'esponente cresce, sempre. Ma il rapporto tra la lunghezza dell'intervallo e il valore del numero si mantiene pressoché costante, perché dipende solamente da quanti sottointervalli ho per un determinato ordine di grandezza. Quindi la mantissa, il numero di bit della mantissa mi dice qual è la precisione relativa che mi posso attendere. Ecco, giusto un secondo per parlare della doppia precisione. Cosa cambia se avessimo numeri di doppia precisione? Tutti i ragionamenti che abbiamo fatto continuano a valere. La differenza è che l'esponente qua non ha più solamente 8 bit, ma ne ha 11. Quindi i valori vanno da meno 2 alla 10, da meno 1024 a più 1024. Quindi nel caso dell'esponente l'intervallo di rappresentazione può andare fino a 2 alla 1024, no, 2 elevato 1024, che fa un numero dell'ordine di 10 alla 308. No, prima 10 alla 38 per numeri in float, singola precisione. 10 alla 308
per numeri double. Ho aggiunto solamente 3 bit, però l'aggiunta, ogni volta che aggiungo un bit ho moltiplicato per 3, scusate, ho moltiplicato per 2 il valore possibile dell'esponente, i quali poi a loro volta sono l'esponente di un 2, quindi ho elevato al quadrato di fatto 3 volte l'intervallo di rappresentazione. E la precisione della mantissa, quindi questi famosi intervallini, quanto sono ampi? Non sono più 1 su 2 alla 23 l'ampiezza di intervallo, ma ogni intervallo è diviso in 2 a 52 intervallini. 2 alla 52 fa un altro numero che corrisponde circa a intervallini ampi 2 alla meno 16. 2 alla meno 16 vuol dire che per un numero in virgola mobile rappresentato come double posso attendermi di lavorare con 16, 15 cifre valide dopo la virgola, cifre significative dopo la virgola, decimali, no? Cifre binarie saranno 52 ovviamente, che corrispondono a circa 16 cifre binarie, decimali. Quindi, se mi basta lavorare con 6 cifre decimali, va benissimo il float. Se invece voglio lavorare con una precisione maggiore, quindi se ho bisogno di ragionare con dei numeri che, il cui valore, il cui ordine di grandezza sia maggiore di 10 alla 38, fino al massimo a 10 alla 308, oppure minore di 10 alla meno 38 fino a un massimo minimo di 10 alla meno 308. Oppure se ho bisogno di una precisione che è superiore alle 6 cifre decimali che mi danno i float e mi servono fino a 15 cifre decimali, allora anziché float uso double. Qual è lo svantaggio? Che occupa più memoria, perché occupano 64 bit ciascuno anziché 32 bit ciascuno. Sui calcolatori moderni la velocità di elaborazione invece è praticamente uguale, cioè ci mettono allo stesso tempo a fare le operazioni con i float che non con i double, perché viene fatto tutto comunque in hardware. Quindi non abbiamo problemi, no, impatti sulla velocità di esecuzione. Allora, torniamo al nostro problemino. Dove l'errore concettuale è su quell'uguale lì. Stiamo pretendendo troppo. Stiamo pretendendo che in un'aritmetica affetta da così tante complessità e approssimazioni, il risultato di una radice quadrata ci cade esattamente nello stesso sottointervallino giusto dei 2 alla, degli 8 milioni di intervallini, in cui cadeva il numero inserito a mano dall'utente. Questo può capitare, può non capitare. Allora, quell'uguale lì significa che i due numeri sono identici, bit per bit. In realtà, ai fini di questo esercizio, ma in generale, per qualunque elaborazione con i numeri reali, se cambiano i bit più a destra, più bassi, più lontani, no? Più profondi della mantissa, stiamo oscillando intorno a errori relativi di una parte su 10 milioni su un float, e di una parte su invece 10 alla 15 sono miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, 5 volte. No, ho sbagliato, fa lo stesso. Stiamo ragionando con errori relativi molto bassi. Allora, noi dobbiamo accettare due cose. Prima cosa, che qualsiasi tipo di elaborazione, anche la più semplice, perché più semplice di questa non me ne sono venute in mente, con numeri reali darà sempre, solo e comunque risultati approssimati. Per forza, perché i numeri reali non hanno infinite cifre. Mentre sui numeri interi era più facile, perché se il numero rappresentabile ci sta in 2 alla 32, il valore è esatto, 212, punto, è un intero, e quello è. Nei numeri reali no. Ma anche il numero 10.000 non è rappresentato in modo esatto, perché 10.000 sarà rappresentato come 1, qualcosa per 2 elevato a una certa esponente.
Qui la ragioniamo in binario, non in decimale, quindi le potenze del 10 non corrispondono a valori esatti in binario, come potenze del 2. Quindi qualunque numero reale è sempre approssimato, di poco, ma approssimato. Se è un float è approssimato alla sesta, settima cifra decimale, se è un double raddoppia, quindi alla quindicesima, sedicesima cifra decimale. Ma è sempre, dovete sempre vedervi, quando avete un numero, immaginate l'ultima cifra che balla, che trema, cambia, perché è imprecisa. Conseguenza, tra due numeri reali non ha quasi mai senso usare i confronti di uguaglianza. Perché l'uguaglianza esatta con le ultime cifre che tremano, che senso ha? Allora, cosa dobbiamo fare ogni volta che dobbiamo lavorare con dei numeri reali? Accontentarci di un'uguaglianza approssimata. Cioè, io in realtà voglio che lui mi dica che quello è un triangolo rettangolo, sia quello con 1,4142, sia l'altro con 0,3, 0,4, 0,5, caspita. Se non gli viene l'uguaglianza è perché è lui che è limitato nel fare i conti. Allora, cosa faccio? Innanzitutto bandisco assolutamente dal mio vocabolario l'uso dell'uguale, del confronto di uguaglianza per numeri reali. Occhio, quello che dico vale solo per i numeri reali, per numeri interi va benissimo. E ogni volta che devo confrontare dei valori reali, e ve ne accorgerete non questa settimana ma la prossima in laboratorio, dove c'è una variante di questo esercizio, un po' più complessa, non posso chiedermi se sono uguali, ma posso chiedermi, guarda, la loro differenza è sufficientemente piccola che per me possa essere assimilata, assorbita in un errore della presentazione? Non mi chiedo se C1 è uguale a C2, ma se il valore assoluto della loro differenza è minore di una soglia di accettabilità che io deciderò. Non so se sono uguali, non ha senso chiedermi se sono uguali, essendo numeri, numeri reali. Ha senso chiedermi se sono sufficientemente vicini, sufficientemente vicini affinché io li possa considerare uguali. E quant'è sufficientemente vicini? Così probabilmente è troppo poco, un decimo, un centesimo, un millesimo, un decimillesimo, un centimillesimo. Dipende da quali sono i requisiti di precisione della mia applicazione. Ovviamente non potrò fare così. Non potrò mettere, qui ho messo 3, 3, 6, 7, 8, 8 zeri con un 1, quindi 10 alla meno 9. Perché se i numeri sono float, non mi potrò spingere oltre la quinta, sesta cifra. Perché non le hanno i numeri float le cifre successive, sono casuali, non sono rappresentate. Quindi io potrò chiedere un livello di precisione che è coerente con la codifica dei dati. Quello lo potrei chiedere se fossero double, non se fossero float. Dipende da cosa sto facendo, no? C'è un errore, in questo caso un errore assoluto, che io decido di accettare. E allora so di sbagliare, eh? Perché ci saranno dei triangoli rettangoli con dei valori particolari di lati che non è facile trovarli o inventarsi, che falliranno a questo test. Soprattutto perché qui ho testato l'errore assoluto. Ci saranno dei triangoli che non sono rettangoli, perché io prendo il triangolo con lati 3, 4, virgola, no, scusate, 3, 4 e 5,00000002. Quello non è un triangolo rettangolo, se lo dite ai vostri prof di geometria vi ammazzano. Ma qua verrebbe da questo programma classificato come triangolo rettangolo, perché la differenza tra quel triangolo e un vero triangolo rettangolo è così piccola che si confonde con l'errore di calcolo che fa il calcolatore ogni volta che uso i numeri reali. Quindi un computer non è in grado di capire se questa piccola differenza è dovuta all'approssimazione intrinseca dei numeri reali o è dovuta al fatto che i numeri alla fonte non rappresentano un triangolo rettangolo.
Questo è solamente la punta dell'iceberg di un problema complesso che prende il nome di calcolo numerico, cioè come fare a insegnare al calcolatore a fare i calcoli in modo da minimizzare gli errori di approssimazione. Ma qui chiaramente non ce ne occupiamo. Quello di oggi era un discorso che mi serviva sia per parlare della rappresentazione dei numeri reali, ma sia soprattutto per parlare delle implicazioni pratiche che questa. Che questa rappresentazione ha sul modo con cui scriviamo i programmi e li trattiamo nei numeri reali. Ecco, questi sono gli ultimi due concetti. Questo è il modo di controllare che la differenza tra due numeri reali sia inferiore a un certo errore assoluto, che in questo caso è stato scritto un decimillesimo. Allora, vediamo solo. Se questo risolve il nostro problema dello 0,3, allora 3, 4, 5, ho scritto 2, 3, 4, 5 continua a funzionare per fortuna, 0,3, 0,4, 0,5 continua a funzionare, ma è sul centesimo che aveva dato problemi, 0,03, 0,04, 0,03. 0,04, 0,05. Ecco, questo prima dava l'errore, diceva il triangolo non è rettangolo e adesso ci dice è rettangolo. Non è che abbiamo risolto il problema, non è più preciso questo programma, è più accondiscendente. Accetta come buone delle cose che andando a spaccare il bit sarebbero diverse, ma noi sappiamo che non ha senso spaccare il bit perché ci sono degli errori di approssimazione intrinseci. Questo qua non funzionerebbe se io prendessi dei triangoli molto più piccoli. Probabilmente. No, vabbè, non riesco a trovare dei valori, questo qua non ancora bene. Il problema è, che volevo sollevarvi ancora come ultimo, è che questo è un errore assoluto. Quindi va bene, l'abbiamo impostato a un decimillesimo pensando a triangoli il cui lati sono dell'ordine dell'unità o giù di lì. Però se stessimo pensando a triangoli che sono lunghi 10 alla 20 metri o 10 alla meno 40, o meno 30 metri, quell'errore assoluto sarebbe o troppo piccolo per essere realizzabile oppure troppo grande per cui ci sta dentro tutto. Allora sarebbe meglio modificare questo controllando invece un errore relativo. Il valore assoluto della differenza rapportata al valore del numero, delta x su x, è minore dell'1 per 1000? Quindi nel primo caso controlliamo che la differenza sia all'interno di un certo errore assoluto, che ha senso se noi conosciamo a priori, grosso modo, l'ordine di grandezza dei dati che ci capitano. Ma se non conosciamo a priori l'ordine di grandezza dei dati che ci capitano, è meglio, ha più senso controllare se i risultati sono sufficientemente vicini a meno di un certo errore relativo. E qui ciò che ho fatto è ho diviso la differenza assoluta, diviso il valore di uno dei due, o la media se uno vuole fare proprio il pignolo. Ma è uguale, se supponiamo che siano quasi vicini, tanto vale prendere uno dei due. E allora andiamo a vedere se questo errore relativo è inferiore a una certa frazione del valore. Nei due casi, finché i numeri sono dell'ordine di qualche unità, poco cambia, no? In termini di ordine di grandezza. Ma se si spostassero sui miliardi o sui miliardesimi, allora le due cose cambiano. Quindi in generale è preferibile la seconda opzione perché è immune ai cambiamenti di scala. Poi anche qua quante cifre ci metto? In questo caso un millesimo, potrei di nuovo chiedere un decimillesimo, ma dipende dalla caratteristica del problema e dalla precisione che voglio. Ok? E oggi ci fermiamo qui.